l'idea me l'ha data Matteo Garrone, perché un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: tu devi fare un film su un pensionato povero italiano che se ne deve andare per forza all'estero con la sua pensione. E poi mi ha detto anche: se non lo fai tu, che sei esperto di vecchietti, di pensionati, eccetera, chi lo fa? Si rischia di non farlo. E ho capito io l'importanza del tema, mi è piaciuto tantissimo. Quindi io ho cominciato a lavorare a lungo. Prima ho scritto un piccolo racconto che mi hanno pubblicato Sellerio, è stato per me un onore, ma l'ha pubblicato Sellerio in un'antologia di racconti su Roma che si chiamava Storie della città immortale. E poi ho continuato questo personaggio, sono diventati tre. E poi, mentre scrivevo, anche divertendomi, devo dire, un po' su questo, c'era tutta la storia dell'immigrazione, sai, erano proprio i momenti degli sbarchi tragici, così, e quindi questa cosa è entrata per forza nella storia. E da lì è nato l'altro personaggio, il quarto personaggio, che è il piccolo africano, che ha preso un grande corpo poi nel film, insomma. Quindi sono diventati quattro. Il tema della solitudine, il tema appunto della necessità, dei soldi, e poi questa voglia di questa difficoltà enorme, perché tutti hanno paura, no? Paura tremenda di andare via. Però poi sono gente piena di vitalità, di forza, per cui poi hanno paura, magari hanno paura di se stessi, ma non hanno paura di quello che succede nel mondo, e sono molto maturi, diciamo, nell'affrontare il mondo, non hanno paura dei diversi o di situazioni estreme, e si adeguano molto alla vita, insomma, fanno qualcosa di utile, ecco, mi sembra. Quindi non li ho visti mai come sconfitti, li ho visti come gente in grande movimento, anche se poi due di loro sono proprio del popolo, e un terzo personaggio, che l'ex professore, rappresenta un po' più la borghesia, e forse la borghesia che si è impoverita anche. Quindi sono emersi tanti temi, ci sono un sacco di prospettiva di cose preoccupanti, oppure i giovani, appunto, che non si capisce se sta pensione ce l'avranno, quindi è una cosa chiaramente che andrà sistemata. Però sì, mi sembrava molto 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 interessante, molto attuale, come anche perché ce ne sono tanti di pensionati, è un mondo veramente, insomma. Ho capito che lui era il vero viaggiatore, il vero cittadino del mondo in questa contemporaneità nostra, e quello che ha bisogno veramente di andare lontano lontano, perché sta male. E quindi ha acquistato un'importanza enorme, anche se il personaggio esisteva già all'inizio dell'idea, ma ha acquistato un peso particolare. E certo, è un parallelismo, e poi c'è anche la consapevolezza dei vecchi, chiamiamoli così, che bisogna appunto anche essere, in qualche modo, passare la mano ai giovani, cioè questa è proprio una necessità, e loro lo fanno così spontaneamente, anche grazie a questi due attori pazzeschi che ho avuto, fantastichini, che poi purtroppo è venuto a mancare, è stata una cosa dolorosissima per tutti noi, ci manca proprio. E poi Colangeli, che sono due attori mostruosi, che sono entrati dentro e hanno restituito, cioè abbiamo fatto ciascuno uno studio, insomma, un po' sull'uomo, e con le proprie paure, con i desideri, e tutti e tre, però appunto con la coscienza che la vita è in movimento, insomma. Adesso bisogna pensare pure ai ragazzi, ecco. Questa burocrazia si presta anche a essere presa un po' in giro, e quindi mi scappa ogni tanto. E sì, c'era molto questa cosa, anche con divertimento l'abbiamo fatto, però purtroppo è anche quello una tematica, insomma, si muove tutto faticosamente per questa burocrazia incredibile. Beh, sai, quando racconti, c'è un po' di critica, c'è sempre, inevitabilmente, e quindi non era una critica voluta, sai, è scivolato tutto così. È un film che mi ha preso la mano, devo dire,
Ci ho pensato a lungo, era molto ragionato, molto scritto, ma poi anche i personaggi stessi erano più forti ancora, perché loro, due attori straordinari, che sono entrati veramente, in certi momenti sembra un documentario, voglio dire, sono veri. Il piccolo Abbo è uno vero che è venuto col gommone e che adesso sta viaggiando, lui sta andando veramente in Canada dove vuole andare, e quindi erano personaggi autentici. Tutto questo è stata anche la mia fortuna, ha dato una forza enorme al film, capito? È diventato più che credibile. Poi quando fai questo, certo, parli sempre, fai sempre una critica a qualcosa. O nel mio caso io cercavo di fare un elogio a chi ancora mantiene dei valori di tolleranza e di solidarietà, cose che ogni tanto si mettono in discussione ma che invece sono fondamentali, ecco. Io tendo a dire che sarebbe bello rimanere per migliorare le cose, per stare sempre meglio, però certo ci sono dei momenti in cui è facile pensare che bisogna andarsene, insomma. Ci dobbiamo pensare che c'è gente che sta molto peggio, dobbiamo fare un attimo, proprio per non pensare all'ego, che è poi quello che fa danni nel sociale, per non pensare troppo a se stessi, no? Sì, c'è questo desiderio di dire questo. Ci lamentiamo, ma c'è veramente chi sta peggio, e cerchiamo di tenerlo presente, pure anche di riconoscere chi sta peggio. C'è un personaggio che sono proprio io, ahimè, quello mi viene sempre, che è il professore, infatti, che è un po' più, che è il borghese dei tre, e quindi è un po' come sono io, un po' più vigliacchetto, no? Mentre i due hanno la forza popolare, insomma, un certo, sono sanguigni. Il professore è più molliccio, rimasuglio di vecchia famiglia, no? Quindi è un po' più, se fosse per lui, non partirebbe mai, sono gli altri che lo trascinano, e somiglia un po' a me. E l'unica cosa che lui forse può rappresentare è il fatto dell'importanza della cultura, perché lui si dispera che i suoi allievi non si ricordano il latino, mentre lui ce l'ha messa tutta. E forse anche lì inconsciamente mi è venuto un pensiero in generale per tutta la cultura che potrebbe migliorare la società. Più ce n'è, e meglio è, ma anche le lingue morte sono importantissime, perché ti aprono il cervello, insomma, ti resta qualche cosa. E, insomma, parla uno che c'aveva 5 al liceo, non è che io ero l'ultimo banco, quello che rideva, insomma, non è che fossi, però ancora traduco dal greco senza vocabolario, dal latino, e a me mi sembra un miracolo, tipo leggere delle cose pazzesche. Mi sono per fortuna un po' tirato fuori, perché siamo tre gli attori protagonisti proprio, poi ci sono tanti altri attori, quindi io ero più tranquillo, perché avendosi due grandi attori, io andavo dietro a loro, camminavo proprio, mi sono mimetizzato, perché fare l'attore è anche faticoso, diciamo, l'attore e la regia, in qualche maniera è pesante, è faticoso un po', quindi a questo punto mi sono sentito molto più sereno, delegato a questi mostri, e io poi ogni tanto faccio qualcosa, però è stato importante quello, perché farlo tutto e due insieme diventa impegnativo in qualche maniera, non sai mai se poi sei riuscito, certe cose le capisci meglio, ma certe cose le capisci meno. C'è il fatto, lo posso dire a quest'età, che quando fai l'attore anche, poi devi stare dritto, non fumare, non bere, stai dritto, cammina dritta, è faticosissimo per me, io preferirei stare dentro un sacco di nascosto e dirigere, no? Perché quella è proprio la mia passione. Poi se c'è da fare una cosa per il bene del film, io la faccio, se c'è da mettere me stesso per il bene del film è una gioia, ecco. Però non è, tendo a sempre più a scomparire da quel punto di vista. Ci ho pensato proprio questi giorni, non lo so, comunque lo studio sull'uomo, a me mi interessa l'uomo, la persona, io vivo di quello sostanzialmente, quindi diciamo che è sempre un po', tante volte dico come si ripete, però è infinito lo studio sull'uomo, quindi
insomma, si vede che non è ancora estinto questa voglia di chiacchierare, no? In effetti, quindi cioè, il filo conduttore è sempre l'uomo, sempre l'uomo è un po' come è fatto, è come può reagire. Questo mi interessa molto. Forse ho già parlato della famiglia in altri film e qui mi piaceva proprio fare degli individui meno, diciamo così, adesso la dico grossa, ma meno gravati dalla situazione familiare, non liberi in qualche maniera. Sono venuto una volta perché mi chiamo Nanni Moretti. Quando era direttore, sì, mi fece partecipare alla regia dei corti e fu una bellissima esperienza, proprio bello. Sì, quindi c'ero già stato al festival e mi piace molto il festival di Torino perché è un po' speciale, insomma, mi piace in particolar modo. È un film semplice ma anche molto complesso. La cosa che io dico è che però c'è una grande velocità e si ride anche molto. Quindi è un film più complesso di una commedia, non so come dire, non è forse una commedia un po', però cioè, vedo che ho visto un paio di proiezioni e si ride tanto, quindi è un film semplice ma c'è qualcosa dentro secondo me. Forse questa è la maturità, sai, perché poi ci sono cose, quando invecchi, fra cose tutte negative, alcune negative, non tutte, ma... Però poi c'è una maturità nell'affrontare le cose. Forse qui è uscito qualcosa di meno settoriale e di più universale in qualche maniera, più vasto. E forse se è così sono contento. Stavolta mi sono lasciato andare in questo film. Non ho calcolato, non è partito così. Bello però, cioè è una bella sensazione. Quando abbiamo cominciato a girare, ho visto emergere proprio gli attori, li ho visti diventare una cosa vera. E questo, quindi quando sono andato verso il finale, non avevo più nessun dubbio, non ho avuto dubbi, perché stava diventando vero sotto i miei occhi, grazie anche a questi attori formidabili. Perché sai, lì puoi avere dei dubbi quando qualcosa non funziona. Io qui non ho mai avuto questa sensazione, ho visto che stavano trainando. Come dei, veramente, come i cavalli del West. Ecco perché non ho avuto dubbi sul finale. Ho visto che c'era una potenza, quindi mi sono fermato lì, non ci sono più tornato. E anche poi il montaggio è stato un lavoro di montaggio, ma anche lì è stato un lavoro molto immediato, non è stato un lavoro elaborato, lungo, è stato un lavoro anche lì distinto. Anche il montatore Marco Spoletini, che è bravissimo, bravissimo di più. Lui, insomma, ha visto che il film c'era in qualche modo, non bisognava fare niente. L'istinto, c'è stato molto istinto in questo film. Forse il ragionamento c'era prima, però è stata proprio una corsa proprio. Sono diventati, la cosa che sogni è diventata di più. Loro hanno fatto qualcosa di più di quello che io mi aspettavo uscisse da questi personaggi, e forse è quello quando io dico mi ha preso la mano, c'era una potenza che io non, neanche lo sapevo, mi immaginavo, speravo, per cui io non, certe volte stavo guardando, li guardavo mentre loro continuavano a recitare e io mi dimenticavo di dare lo stop, proprio mi dimenticavo che stavo lì e poi mi dicevano no, è finito, che facciamo? Pensa, questo è potente. Non stai più a pensare, io ero in uno stato di ipnosi pure io, perché vedevo quello che stava succedendo. Un po' rosselliniana questa cosa, ma io anche ho seguito le lezioni di Rossellini, che diceva non vi preoccupate di quello che succede, della macchina o dell'obiettivo che ci avete, l'importante è che succede qualcosa lì davanti. E io li seguivo proprio perché succedeva. Il finale sì, è quasi utopico, sì, è vero, molto positivo. Ma è anche quello, è scivolato così, è venuto fuori d'inerzia anche quello, come posso dirti. Era forte il film, era forte. Questa volta è un film che mi ha quasi superato, se n'è quasi andato da solo.
forse c'era qualcosa da dire, ecco, ce n'erano di cose da dire, quindi ha camminato. Io non,